Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di due tipi di RAM per l'Amiga, Fast RAM e Slow RAM. Il tema del podcast me l'ha suggerito Atlas UFO Robot, l'utente, che postandomi un'email l'utente Atlas UFO Robot mi chiedeva se avevo fatto un podcast sul tema Fast RAM e Slow RAM per l'Amiga. Voilà, ecco il podcast. Dunque, alla RAM sulla piattaforma Amiga ci poteva accedere il microprocessore, il chip audio e il chip video. Tutti e tre accedevano alla RAM utilizzando però lo stesso bus dati e bus indirizzi. Quindi se i chip accedevano ad un indirizzo di memoria che transitava sullo stesso bus dati, Agnus dava la precedenza alla CPU e riduceva il tempo di accesso allo spazio di RAM oltre un dato limite. Obiettivamente è meglio avere una RAM più lenta che un messaggio di out of memory. Tuttavia, ecco, rimane un mistero sul perché il chip Agnus fosse stato progettato per segare le gambe ai 24 bit di contatore di programma che aveva il 68.000, che linearmente avrebbe potuto raggiungere i 2 mega di indirizzamento lineare senza tecniche di bank switching. Quindi, in soldoni, la Fast RAM sulla piattaforma Amiga era lo spazio indirizzi dedicato alla CPU 68.000 per variabili, programmi, sistema operativo, Workbench, ecco, ragione per cui se espandevate, pardon, il vostro Amiga 500 sino ad 1 mega, al booting la macchina andava più veloce perché il sistema operativo riservava ai programmi più spazio ed il multitasking era obiettivamente più veloce dato che non si andava ad occupare la slow RAM. Ok, ma allora cos'è la slow RAM? Termine volgare di slow RAM si riferisce alla memoria disponibile tra l'ultimo indirizzo RAM che avevate disponibile sul vostro computer meno 0x200.000 in esadecimale. Questo spazio di memoria, quindi tra il vostro indirizzo massimo disponibile indirizzabile e 0x200.000, era lo spazio definito slow RAM perché vi si accedeva con il bus dati su cui transitavano anche i chip audio e video dedicati e il bus dati era condiviso. Tuttavia lo spazio della slow RAM era meno versatile perché i chip custom non potevano usarla. Questa distinzione tra fast e slow RAM valeva per Amiga 1000, per Amiga 500 e per Amiga 2000, ma nelle ultime versioni di Amiga, che potevano indirizzare fino a 2 MB di RAM, non ebbero più la segmentazione tra Fast RAM e Slow RAM. In particolar modo, adesso vedremo in dettaglio alcuni particolari. Allora, tutte le espansioni RAM per Amiga 500 e Amiga 1000 oppure per Amiga 2000, se poste nello slot Zorro, lavoravano come Fast RAM. Ora, il massimo livello di RAM indirizzabile dipendeva da che tipo di versione avevate installato sulla motherboard del chip Agnus Palice e non dal fatto di avere un 68.000 con 24 bit di program counter. Quindi, l'originario chip Agnus Release A installato sull'Amiga 1000 e sui primi modelli di Amiga 2000 castrava la macchina Amiga, infatti la RAM indirizzabile non superava i 512K. Questo a prescindere dal fatto che il Motorola 68000 avrebbe potuto potenzialmente indirizzare linearmente fino a 2 MB con il suo contatore di programma a 24 bit. Nelle versioni successive il chip Agnus A fu jumperato in modo diverso. Le cose migliorarono un pochino, infatti jumperando in modo diverso, l'Amiga 500 quanto Amiga 2000 poteva accedere sino ad 1 MB di RAM, superando quindi il folle limite dei 512K per l'Amiga 1000. Infine, nella versione successiva di Agnus Release B, fu, ecco, finalmente tolto il folle limite della RAM dei 512K o dei 1024K.
e fu possibile indirizzare in modo lineare sino a 2 MB tutta la RAM, sfruttando appieno la potenza dei 24 bit del contatore di programma del 68000. Perché alla Commodore decisero di castrare la bella ed innovativa piattaforma Amiga, segandoli con Agnus lo spazio di RAM indirizzabile e per di più sfornando nelle linee produttive 3 folli versioni del chip Agnus: chip Agnus A con il limite a 512k, chip Agnus A giamperato in modo diverso con il limite di 1024k, quindi 1 MB, e chip Agnus B che poteva indirizzare fino a 2 MB. Ecco, è obiettivamente questo un mistero a cui io obiettivamente non so proprio darvi una risposta. Quello che vi posso dire è che i limiti sull'indirizzamento della RAM le pose anche mamma Apple per il Macintosh Classic 2 e per il Macintosh Color Classic. Il Classic 2 e il Color Classic avevano la stessa motherboard del Mac SE 30 con un 68030 e uno spazio per mettere un FFPU. Però mamma Apple pose un limite nelle ROM per il Macintosh Classic 2 e per il Macintosh Color Classic, ponendo un limite a 10 MB di massima RAM indirizzabile. Nonostante il 68030, che era presente sulle entrambe le macchine, sul Classic 2 e sul Color Classic, avrebbe potuto andare a indirizzare fino a 512 MB con i suoi 32 bit di contatore di programma. Tuttavia, mamma Apple non pose mai distinzioni in RAM, anche perché Macintosh per lungo tempo non ebbero mai chip audio e video dedicati, come invece accadeva sulla piattaforma Amiga. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.